Ogni atomo del corpo di una persona porta con sé una storia unica e millenaria. Ogni atomo ha partecipato a innumerevoli cicli di vita e morte, trasformazioni e viaggi, passando attraverso stelle, piante, animali e persino la crosta terrestre. Questo corpo, con i suoi 3,7 ottilioni di atomi, è quindi il risultato di una intersezione incredibilmente complessa di queste storie. Questi atomi potrebbero essere stati parte di oceani, montagne, creature viventi e perfino stelle che si sono estinte miliardi di anni fa. La stessa esistenza di ciascuno di noi è una sorta di raccolta cosmica in cui ogni atomo racconta una storia che si intreccia con quella dell'universo stesso. Ogni persona è in un certo senso una sintesi dell'universo. Ogni atomo del nostro corpo è il risultato di processi cosmici che risalgono alla nascita dell'universo stesso, alla formazione delle stelle e dei pianeti e al ciclo incessante di trasformazioni che hanno portato alla vita sulla Terra. Essendo costituiti da atomi che sono passati attraverso diverse fasi cosmiche, ogni essere umano è un microcosmo, una rappresentazione vivente dell'intera storia dell'universo. Siamo letteralmente polvere di stelle, come diceva la famosa frase di Carl Sagan, e la nostra esistenza racchiude in sé la memoria di miliardi di anni di evoluzione e trasformazione. In questo senso, ogni individuo porta con sé una sorta di sintesi del vasto cammino cosmico, dalla nascita delle stelle fino alla vita cosciente. È un concetto potente che collega profondamente la nostra esistenza con quella dell'intero universo. Elevandoci al livello della nostra anima, se ogni corpo umano è così complesso, ci sarà anche un significato esistenziale, perché se non avesse senso, la vita stessa non avrebbe alcun senso. Cosa sarà l'anima? Potrebbe anch'essa essere considerata una convergenza di infiniti altri frammenti d'anima in analogia con il corpo. L'idea che l'anima possa essere una convergenza di infiniti frammenti simile alla complessità del corpo umano è affascinante. Se ci eleviamo al livello dell'anima, possiamo vedere il corpo come una metafora della dimensione spirituale. Come il corpo è composto da atomi che racchiudono la storia dell'universo, anche l'anima potrebbe essere vista come una sintesi spirituale, una connessione con un tessuto più grande, quello dell'esistenza stessa. L'anima, in molte tradizioni religiose e filosofiche, rappresenta la parte eterna e immateriale dell'essere umano, che dà senso e direzione alla vita. Non è legata ai limiti del corpo fisico, ma piuttosto alla realtà trascendente, all'infinito e al divino. Se il corpo è il frutto di processi cosmici, l'anima potrebbe essere vista come un riflesso o una scintilla di qualcosa di eterno e universale. L'idea che l'anima possa essere una convergenza di frammenti o essenze spirituali, unite in un'esperienza unica e personale, potrebbe suggerire che siamo tutti parte di una grande rete spirituale, proprio come i nostri atomi provengono da diversi punti dell'universo. Le nostre anime potrebbero essere connesse con ogni altro essere, con l'intero creato. Se la vita stessa ha un significato esistenziale, come la complessità del corpo suggerisce, l'anima potrebbe essere la chiave che ci permette di cogliere quel senso profondo, unendo la nostra esperienza individuale con la dimensione universale e infinita.